Amici ed amico, una buona giornata a tutti da Unite ATP. Eccoci qua nel nostro angolo preferito. Il nostro angolo preferito che è l'angolo delle cassettine da edicola che tanto abbiamo amato noi che abbiamo avuto il Commodore 64, che ve lo dico a fare, inutile dirlo. Quindi oggi voglio portare alla vostra attenzione un gioco che a me all'epoca ho trovato su una delle tante cassettine da edicola, mi è piaciuto tantissimo. Non ho sentito tanto parlare di questo gioco, ma merita veramente tanto, perché è molto bello sotto tutti i punti di vista e particolare, molto giocabile, anche se un pochino difficile, ma poi con la pratica si poteva avviare questo problema. E lo vediamo da edicola su questa Special Games, la numero 23, sì, la numero 23, ecco, perfetto, con il nome di Ectopics, esattamente. È un po' che non lo gioco più e lo rifaccio volentieri, mi è saltato fuori così anche a caso, perché ce ne sono veramente tanti che meritano, e forse anche troppo tanti, e è un casino ricordarsi di tutti, man mano poi ti vengono in mente, man mano. Però questo merita tantissimo, a partire... Ma leggiamo prima la descrizione edicola di questo Ectopics. Non solo le strade dei nostri giorni sono un problema a causa del traffico. Un traffico caotico e molto pericoloso. Sarà il protagonista anche nel futuro. In questo gioco sei alla guida di un veicolo futuribile che deve superare diverse prove, ognuno corrispondente ad una strada, fino ad arrivare alla meta agognata. Durante il tragitto però deve affrontare e superare diverse avversità costituite da veicoli e ostacoli vari che si trovano sulla strada. In questo mondo non ci si scambia certo cortesie quando si è al volante, quindi è permesso addirittura sparare all'avversario per liberare la strada. Ovviamente possiede uno scudo che ti protegge, ma fa attenzione perché sia le munizioni che lo scudo sono limitate e si esauriscono alla fine di una strada. Acquisterai punti bonus in base a quante munizioni e scudo hai risparmiato. Premi fuoco per iniziare, joystick in porta 2, F1 per vedere i controlli, Q per abbandonare, spazio per la pausa. È praticamente un gioco di corse futuristico. Siamo nello spazio con una specie di astronave e possiamo sparare alle altre astronavi che ci vengono addosso, ma non è così semplice, è molto particolare, anche nei livelli avanzando è molto particolare, anche nei livelli avanzando ci sono cose particolari da saper affrontare. Da una nota di merito, ma la vediamo dopo nel gameplay, è la musica di questo gioco, perché è veramente ben fatta oltre le altre cose. Del resto la musica è di un certo Jaron Tell, che chi conosce questo mondo sa benissimo le opere che ha fatto Jaron Tell, un musicista olandese famoso nell'ambito dei videogiochi degli anni 80-90, perché ha fatto le musiche di molti giochi famosi, sia per Commodore 64, NES, Mega Drive, Game Boy, e chi più ne ha più ne mette. Vi dico solo che è lo stesso delle musiche di Midi, Golden Axe, Outrun, Robocop 3, Stormlord e tanti altri, quindi non l'ultimo arrivato sicuramente, e ha messo le mani anche a questo gioco, che le musiche di questo gioco che veramente sono bellissime, sia delle musiche della intro sia delle musiche del gioco stesso, tutto fatto, oltre che il gioco è fatto bene. Ma adesso lo andiamo a vedere nel dettaglio nel gioco tra un secondo. Eccoci qui alla intro del gioco Ectopics.
Topics è un'idea di ATP, ovviamente. Eliminator come titolo originale, musica già detto, fantastiche fin dall'intro, fantastiche anche nel gioco, e quindi ci partiamo. Una volta arrivavo almeno dopo il terzo livello, mi piacerebbe arrivare almeno al terzo livello per farvi vedere alcune particolarità di questo gioco che merita tanto, merita tantissimo questo gioco. Quindi andiamo, partiamo. È un gioco di corsa, però molto incentrato sull'abilità, perché noi praticamente possiamo solo, io sono l'astronave ovviamente, possiamo solo spostarci a destra e a sinistra, non posso volare giù dal precipizio, posso sparare, ma è bene tenere a mano lo sparo, perché posso sparare solo ad alcuni nemici che compariranno. Fondamentalmente devo evitare tutti gli ostacoli e cercare di arrivare alla fine di ogni livello. Non è una cosa così semplice, né tanto meno scontata. E quindi nemici, questi posso sparare. Poi ci sono armi aggiuntive che io posso prendere, che appena la prendo una vi farò vedere qual è. Non muoio subito. Allora, se mi schianto contro qualcosa muoio immediatamente. Se vengo colpito dai colpi nemici, ecco, questi qui sono i bonus. Io prendo un bonus, ma perché non l'ho preso? Non l'ha preso perché ci sono delle armi secondarie che sono segnate a sinistra. Io adesso ho appena questa e devo tenermi questa. Ho tre vite, ho degli scuri, stavo dicendo che se vengo colpito l'energia rossa è lo scudo che vedete a destra. E ok, ho preso una seconda arma, io la cambio e sparo doppio, e la vita è più facile. Guardate che sembra un gioco lento, ma no, cavolo, no, non bisogna andare addosso, perché sennò muoio immediatamente. Non muoio, e mi ha tolto anche la... se muori ti togli anche l'arma che abbiamo preso e ti fa tornare indietro un attimino. È tutto giusto in quel gioco qua. Poi avanzando nei livelli ci sono delle chicche, delle particolarità che lo rendono molto complicato. Io arrivavo appena dopo il terzo livello, anche all'epoca, perché ho giocato tanto, quindi bisogna stare attenti. Ecco, se vengo colpito l'energia degli scudi cala, che è quella rossa. Quella gialla è sono i colpi, praticamente, perché non ho colpi illimitati. Se finisco i colpi devo fare a meno di sparare, semplice. E il nostro obiettivo è cercare di arrivare alla fine della corsa. Guardate che sembra lento anche come scorrimento, magari lo è anche, ma secondo me, per come è impostato il gioco, questi sono da evitare, non posso distruggerli, è giusta la velocità, per come, soprattutto vedrete dopo se riesco a avanzare quanto. Ma perché non prende? Deve essere... Ah, poi ci sono questi qua che posso saltare qua nel primo livello, abbastanza inutile questa cosa, ma sarà essenziale nel secondo, già dal secondo livello. Quindi bisogna cercare di farsi colpire il meno possibile. Poi gli scudi si... pian piano si ripristinano, se non sbaglio. Ma forse anche no, adesso non mi ricordo esattamente tutto, ma comunque guardate che questo qui è un giocone, soprattutto andando avanti con le chicche. Mi ricordo che nel terzo o nel quarto livello c'è una sorta di... Adesso parlare di giocare a questo è complicato. Una sorta di effetto gravità che ci farà andare sotto sopra con una doppia strada. È una figata quella cosa lì, ma non arriverò mai al terzo livello. Ma nel frattempo finiamo il primo. Già qualcosa, Già dal secondo il gioco si incazzerà tantissimo. Poi ti dà dei bonus a fine livello in base allo scudo che... in colpi e scudo e bersagli che abbiamo colpito avanzati ci dà dei punti bonus. I livelli sono molto lunghi, guardate qua, guardate già dal secondo livello, vedete quella striscia in mezzo che non so, potrebbe essere acqua. Ecco, io non posso andarci perché sennò muoio, però ci sono questi che devo saltare di là sennò muoio. Cioè, è una figata pazzesca, idea di design bellissima. Ovviamente serve la massima attenzione, non posso volare giù nell'acqua. Questa qui diciamo che è acqua, o è il vuoto spaziale, ma no, non è il vuoto spaziale, l'acqua fa male. Io ci sono volato dentro, sono morto, perso sia tre vite, si vince qualcosa per il punteggio, ma è molto taccagno come gioco, quindi già dal... E poi è da farsi la pratica da ragazzini. Guarda che sto ancora volando giù. Ok, ho preso
Mamma mia, lo sparo doppio. Da ragazzini, un gioco così. Dove cazzo devo andare di là? Poi bisogna stare attenti perché alcune volte bisogna andare di là. Mamma mia, per forza, perché sennò muori. È complicato, è già complicatissimo il secondo livello, perché bisogna prestare la massima attenzione a dove si va e gli ostacoli che ti si pongono davanti. E questi qua vaffanculo, questi chiaro che mi colpiscono, perché non è che ho tanto posto per poter schivare i loro colpi, ma c'ho gli scudi che... Qua devo saltare via questo, potevo anche andare di là. È da impararselo il livello, comunque, ecco questi. Anche questi mi prendono per il culo perché mi colpiscono sempre, mi tolgono un sacco di energia degli scudi, ma... Vediamo se riesco. Vabbè che... cazzata! Tanto lì a impuntarmi, non devo più prendere armi secondarie perché alla fine poi... È inutile... Mi trovo bene con la seconda arma, anche perché dopo le altre sono un po' più potenti, ma mi sa che non si può neanche distruggere le altre cose, a parte quei roboli e astronavi che vengono. Gioco bellissimo, torno a ripetere. Sentite la musica, Badate alla musica, però una seconda partita la facciamo, perché si devo cercare di non perdere vite al primo livello per cercare di arrivare con una vita in più, perlomeno da gestire, o due vite in più nel secondo livello, che è già molto complicato e non me lo ricordo bene. Sarebbe bello riuscire a farvi vedere il terzo livello, ma potete farlo anche da voi poi, perché dite che bella la musica, veramente. Jérôme Tell, un altro grande nel mondo Commodore delle musiche, ha fatto veramente grandi grandi cose anche lui. Ha saputo sfruttare molto bene il nostro SID su Commodore 64, non solo, perché come dicevo ha fatto anche altro, molto altro, e tutta roba di qualità. Ok, ho preso la mia arma qui. Poi attenzione, non spariamo sempre, perché i colpi sono limitati e poi non ha senso sparare questi, perché non si possono distruggere questi, quindi inutile. Sì, gli scudi si ripristinano, confermo che si ripristinano pian piano. Ok, ho già perso tipo questa qui, guardate quest'arma qua, fa quel lavoro qui, ma Guarda che mi faccio ancora inculare. Teniamo questa invece di arma, che è meglio. Serve. Poi che bello quell'effetto di profondità che ha quel gioco qua. L'effetto quando andiamo in discesa, quando andiamo in salita. È veramente fatto molto bene. Mi è sempre piaciuto tantissimo. Molto affascinante. Ecco, attenzione quando ti vengono addosso così. Cerchiamo di non schiantarci, attenzione qua, se io sto qua nel bordo non mi colpiscono nemmeno quelli lì. Sentite che musica, ragazzi. Cioè, veramente una musica molto molto coinvolgente, giusta per quel tipo di gioco qua, e va a fare da contorno a una bellissima idea. Che cazzo di arma ha preso? No, siamo distanti da quei cosi lì. Quindi lasciamolo andare via, cerchiamo di rischiare poco, manca poco, i livelli sono molto lunghi e impegnativi, Non è che riesco a arrivare almeno al secondo livello con tutte le vite, cazzate permettendo ovviamente. Ehi, basta colpirmi, guarda che mi hanno tolto tutti, scusi, ma ce l'ho fatta? E ho tutte le vite, questa volta ho una vita in più da cercare di sfruttare per cercare di finire il secondo livello, magari con la speranza di vincere anche una vita, ma vedo che lo score lì ha tanti troppi zeri, quindi la vita, ciao, ti saluto, sarà molto difficile da vincere. Attenzione, qua devo stare, porca impestata, concentrato, ma è difficile perché è poco tempo, per quello che dico che sembra lento ma non lo è affatto, perché è giusto per la tipologia di gioco, che perché ora che vedi gli ostacoli e lì una vita me la sono già giocata all'inizio, e riesci a capire
spostarti, anche perché è un pochino che macchinoso, Andiamo a rifare un po' più di stile. Qua devo andare dritto come ero andato prima, che non c'è niente. Fortunatamente nel bordo di qua non posso volare giù, quindi è una cosa che devo cercare di sfruttare a mio vantaggio. È difficile, qua c'è poco posto di manovra. Il terzo livello, il terzo o il quarto è una figata pazzesca, perché si poteva andare a testa in giù, a testa in su, chiamatela come volete, e era una figata pazzesca. E poi non l'ho mai finito, perché oltretutto i livelli sono molto lunghi, non so quanti ne ha. Sarebbe bello scoprirlo, ma non voglio farlo. Qua dove mi hanno inculato l'altra volta, Piano, piano, mamma mia grande. Ma devo andare di là? Chi lo sa. Andiamo di là, ma sì, che culo. Perché se stavo da quella parte lì morivo sicuro. Andate in culo voi. Dai, piano, piano, che sto andando bene. Devo stare molto attento nel vedere cosa c'è. Qua c'è il salto, quindi devo andare di là. Boh, chi lo sa. Io ci vado e prendo anche altre armi, ma non le... Dai, dai. Altro salto. Qui dove devo andare di là. Sì. Sì, perché vedete, se stavo di qui morivo sicuro. Dai che ce la faccio. Speriamo perlomeno. Andate in culo voi. Manca poco, sento che manca poco. Qui? No, 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 devo passare in mezzo, devo passare in mezzo. No, da dove mi fa partire adesso? E ciao. Complicato, Però vedete che studiarselo bene un attimo. Non è impossibile, è difficile, ma non è possibile. E poi si fa giocare che... Ma perché non passo in mezzo di qui? Perché? È perché devi essere perfetto, magari si può anche distruggere. Molto bello, dai, faccio un'ultima partita perché mi va di farla. Perché riuscivo a superare quel pezzo lì, ormai mancava poco, Magari devo... Cerchiamo di fare bene questo. E tirando la leva in su o in giù cambio arma. Che sono segnate lì a sinistra. E le prendo con quei cosi lì colorati che compaiono ogni tanto. Questa è l'arma più bella. Devo guardare, non mi ricordo più se con un'arma più potente posso distruggere anche altre cose, ma mi pare di no. Tipo queste sì, ok, ma il resto non posso distruggerle. Una figata, queste sono i bonus che ti danno l'arma aggiuntiva. E se muoio mi toglie un'arma, l'ultima che ho preso. Mi è studiato tutto giusto. Quindi che dire, molto d'atmosfera, musiche fantastiche, molto giocabile, una bella sfida, non è noioso, è sempre una bella sfida. E ma che ho preso un'altra, questa cos'era? Questa spara così con lo sparo un po' più largo, ma... può essere utile, anche in determinate zone, ma attenzione perché consumano più tanta energia quelle armi lì, quindi anche l'energia mi sembra che si ripristina col tempo. Non sono sicuro. Molto bene. Primo livello poi si impara e si fa abbastanza bene, ma dal secondo in poi si fa complicato. Comunque un po' di pratica, consideratevi un po' che non lo gioco più, Ottimo, ho già preso. Volevo vedere cos'era questa. Ah, questa spara in alto per quei coglioni che
Ma no, ma sto guardando di cambiare arma e far cazzate. Quella spara in alto per quel tipo di nemici che incontriamo nel secondo livello, che sono alti. Ho perso una vita stupidamente. Inutile. Volere star lì a... Meglio evitarli a sopravvivere. Altrimenti non supereremo mai il secondo livello. Dai. Ok. Ce l'ho fatta, ma ho perso una vita stupidamente. Però ho perso una vita stupidamente anche prima, nel secondo livello, subito all'inizio, quindi... Potrei... Se faccio bene, se riesco a fare bene fino... Non riesco a capire il punto dove muoio, se riesco a passare effettivamente in mezzo, se devo sparargli magari. Ma, vediamo. Mamma mia, qua è pericolosissimo, subito così all'inizio d'impatto, con una strada... così stretta. Via di là. Manca un'arma, volevo vedere cos'era l'ultima arma, magari potrebbe essermi utile. Mamma mia. Attenti qua. Delicati nella manovra. Ok. Andate via, andate via. Ok. Qua si salta via solo questo, potevo anche andare di là. Boh. Ecco, tipo questi qui, potrei usare questa che ho preso, vedete che spara in alto, però. Meglio guardare dove vado. È difficile, molto difficile, perché c'è poco tempo per ragionare quando devo andare di là, mi pare. No, cazzo, che culo! C'era qualcosa in mezzo che... Sono quasi arrivato ancora dove ero l'altra volta, Tipo, questi non si possono... Attenzione a non volare giù nel... Ok... Qui ero obbligato ad andare di là, non mi ricordo. C'ho l'ultimo. Oh. Cosa fa quest'ultimo colpo? Niente di utile. No, qua devo saltare di là. E qua devo saltare di là, ma poi qua muoio. Perché c'è quel pezzo dove... C'è quel pezzo qua che muoio sempre. Vediamo se si distrugge. Ce l'ho fatta! Difficilissimo, difficilissimo, ma ce la fa. Non so come, ma ce la fa. Qua, devo saltare di là, no. Ora mi inganno. Devo tenere duro. No, cazzo, ma è difficilissimo. Difficilissimo da superare questi qua in mezzo, perché non hai... Ora mi fa partire, dopo mi fa partire. E ciao. Molto difficile. Ma forse devo sparare quando passo lì in mezzo a quei cosi lì. Boh. Devo stare. Devi stare proprio perfetto, perché sennò non passi. Perfetto, perché ho ancora una vita, Ho vinto una vita allora. Devi stare proprio in mezzo perfetto. Questo, questa cosa è difficilissima. Devo tenere i simboli della strada al centro, giusto? Sì, non è... Sì. Però, cazzo, è complicatissimo da tenerli giusti a... Quello che è giusto la velocità.
non è impossibile comunque, ce l'avevo fatta anche in tempi. Peccato, volevo farvi vedere il terzo livello, ma andate a vedere qualche long play oppure provateci direttamente, che è ancora la cosa migliore. Questo è un titolone, eh? Titolone fantastico. Per oggi è tutto, è stato un piacere, alla prossima. Ciao!